Buongiorno a tutti, mi trovo in Costa Rica, in particolare nella regione del Guanacaste, e siamo qui con il professor Dario Sonetti. E siamo nella riserva Karen Morgensen e nella stazione bioclimatica Italia-Costa Rica. Lui è il direttore e ci conosciamo ormai da più di 25 anni perché sono stata sia sua studentessa che volontaria qui in Costa Rica tanto tempo fa, quando la riserva era appena stata, diciamo, rilevata, no? Sì, la riserva era stata fondata nel 94 e con la prima acquisizione di una proprietà che prima era una proprietà dedicata all'allevamento brado delle vacche e quindi non aveva bosco, però abbiamo visto che permettendo al bosco di rigenerare si poteva creare abbastanza rapidamente una nuova foresta. Allora è partita tutta una campagna di acquisizioni dove era possibile di terre comprate con le donazioni che sono state fatte sia all'associazione locale che gestisce la riserva qua che si chiama Sepaleco, sia direttamente a noi in un primo tempo come guardia ecologica volontaria della provincia di Modena e poi come associazione da cui è derivato Foreste per Sempre, che è dedicata alla cooperazione internazionale per la salvaguardia delle foreste, della biodiversità e delle popolazioni locali che vi abitano, ovviamente, per un miglioramento delle loro condizioni di vita in modo sostenibile. Benissimo, ma Dario, adesso tu abiti qui, in Costa Rica? Ma dopo tanti anni, quest'anno festeggio 30 anni di Costa Rica e ovviamente le mie permanenze sono sempre state temporanee. Poi mi sono pensionato, io ero professore, sono stato professore associato all'Università di Modena, sono un biologo e dopo la pensione ovviamente ho incominciato a passare più tempo qui in Costa Rica e attualmente posso dire che in Italia ci vengo in vacanza. Ecco, ho deciso di vivere qua gran parte dell'anno e mi sono costruito anche una casetta qui vicino alla riserva e quindi in pratica mi sono stabilito qua. Costa Rica ci sono arrivato per questo scopo visitando l'Istituto Nazionale di Biodiversità in Bio, il cui direttore era Alfio Piva, un professore di origine italiana, mantovana tra l'altro, che mi invitò a visitare l'istituto, dove si stava facendo delle ricerche appunto per conoscere la biodiversità tropicale, perché si sapeva ancora molto poco, si sa tuttora molto poco. In Costa Rica attualmente si conoscono circa 90.000 specie fra animali e vegetali, però si ritiene ce ne possano essere più di 500.000. Quindi è veramente un campo apertissimo per la ricerca, per l'investigazione e per la conoscenza della biodiversità tropicale. Però appunto ho unito, diciamo, questo mio interesse professionale a quello legato a questa attività che svolgo, che ho svolto appunto da molti anni come guardia ecologica volontaria, sono stato tra i fondatori delle guardie ecologiche volontarie della provincia di Modena e quindi sono riuscito ad avere un accordo con le istituzioni di Costa Rica per poter portare delle guardie ecologiche in Costa Rica come guardaparco volontari e conoscere il lavoro che si svolge qua per conservare la biodiversità dei parchi, le foreste e
e per condividere, fare un'esperienza fuori dall'Italia. Anche questa è stata una cosa che ha avuto subito un grande interesse da parte delle guardie ecologiche, e da quell'anno tutti gli anni io sono tornato anche portando un gruppo di volontari delle guardie ecologiche che distribuivo fra diversi parchi, facevano quindi uno stage di volontariato e conoscenza nei parchi di Costa Rica, e quindi diciamo tornando a casa con una visione più allargata di quello che è la natura e la problematica ambientale della conservazione. Perché quello che ho sempre detto anche in Italia è che non si può semplicemente il proprio giardino di casa proteggerlo con una bella staccionata senza pensare che fuori si può originare un uragano, e se tu non fai nulla per evitare che si origini l'uragano, quando arriva anche al tuo bel giardinetto e la tua bella staccionata, se li porta via. Quindi una azione locale, un pensiero globale, si diceva una volta. Verissimo. Io sono una di quei volontari che è tornata anno dopo anno qui in Costa Rica, perché Costa Rica ci è rimasto a tutti nel cuore dopo che l'abbiamo visitato, nonostante la fatica di spalare terra sui sentieri e camminare in un luogo magari che è molto diverso dal paese dove viviamo. Qui è pieno di meraviglia, cioè dovunque ti giri c'è meraviglia, ma quello che mi ha colpito di più quando sono venuta in Costa Rica, ed ero molto giovane e studiavo scienze naturali ed ero interessata soprattutto alla biodiversità, alle piante, agli animali, quello che mi ha colpito qua in Costa Rica è che le persone sono state veramente una conoscenza incredibile. Ecco, ho capito come sia importante quando vai in un paese straniero che ci siano delle persone accoglienti e gentili per far diventare tutto bellissimo. Certo, Isabella, questo è vero e allarga il discorso, perché finora abbiamo parlato di natura, della natura di Costa Rica, che è un paese che tra i primi, diciamo, ha pensato che era giusto ed era meglio conservare le foreste che distruggerle, e quindi c'è stata proprio una politica di conservazione. Però non dimentichiamo che Costa Rica ha anche altre peculiarità che lo rendono un paese molto speciale, a partire da quella forse più conosciuta, che è un paese che ha rinunciato all'esercito. In Costa Rica non ci sono forze armate da più di 70 anni, e ovviamente le risorse che altri paesi, anche di quest'area centroamericana, hanno deputato alle spese, ai costi militari, a detrimento ovviamente del benessere della popolazione, in Costa Rica sono stati posti in educazione e sanità, per cui Costa Rica è un paese che ha un indice di alfabetizzazione pari a quello della Svezia. È un sistema sanitario capillare, diffuso e anche di un certo livello, perché per esempio dagli Stati Uniti vengono qui a fare delle operazioni di cardiochirurgia che hanno, diciamo, come valore di qualità la stessa degli Stati Uniti, però pagando un terzo di quello che potrebbero pagare negli Stati Uniti. Anche il problema più attuale, quello della pandemia dovuta al coronavirus, è stata affrontata da Costa Rica molto molto precocemente, per cui il paese era quasi pronto a ricevere questo brutto ospite, per cui è sempre stato abbastanza, all'inizio addirittura si pensava quasi che Costa Rica potesse passare indenne, ovviamente non è stato così, però diciamo il sistema sanitario era pronto e quasi ha fatto fronte alla problematica, se non nei momenti più di crisi, ovviamente, che ha messo in difficoltà anche quel paese. Però
diciamo, non ci sono stati i numeri delittuosi che ci sono stati in altri paesi. Come l'Italia. E poi ci sono altre caratteristiche importanti di questo paese, oltre a questo dell'aver rinunciato all'esercito, che come tu dicevi è un paese che ha della gente abbastanza speciale, proprio per tradizione. È una gente pacifica, di natura pacifica, quindi non è stato difficile anche, convincerle a rinunciare alle forze armate, ma è proprio un'attitudine a come vivere, come affrontare la vita. Per cui Costa Rica, per varie istituzioni statistiche internazionali, che fanno statistiche sul benessere, sulla felicità, Costa Rica è stato sempre fra i primi paesi più felici del mondo, definiti tali per questi parametri considerati. Ora io che ci vivo da tanto posso dire che sicuramente non è proprio questo paese felicissimo perché ci sono ancora sacche di povertà, di ingiustizia, però se andiamo a fare una comparazione con altri paesi vicini, sempre dell'America centrale o del Sud America, non per niente Costa Rica la chiamano la Svizzera dei tropici, perché ovviamente ha un livello anche di consapevolezza dei propri cittadini su quelli che sono i veri valori che possono dare una qualità di benessere alla vita. E quindi indubbiamente nel loro motto di saluto, pura vida, è riassunto anche questa loro attitudine a vivere in un certo modo, ecco, considerare molto le relazioni, presentarsi sempre con un sorriso sulle labbra e di fatto volersi bene, ecco, soprattutto qua nelle zone rurali si possono vivere, ecco, quando venivano i volontari mi dicevano che avevano anche una certa età, mi dicevano, sai, dai, mi sembra di tornare 50 anni come era Esatto. anche in Italia, dove tutti si conoscevano, bene o male Si si aiutavano. aiutavano ed era una vita per questo, meno di stress. Ecco. Sicuramente hanno imparato. Soprattutto le generazioni precedenti, quelle attuali, evidentemente stanno già prendendo un'attitudine più consumistica, più consumista, però le prime generazioni, quelle che ho conosciuto, quelle che adesso sono i più anziani, senz'altro davano dei valori diversi alla qualità della vita, al benessere, veramente un benessere vissuto nell'essere, non nell'avere. Questa è la cosa più E questa è la cosa più importante. importante, sì. E infatti su questa base c'è anche una terza prerogativa che è proprio specifica anche di questa regione del Guanacaste, della penisola di Nicoya in particolare, che è uno dei cinque hotspot di longevità nel mondo. Qua è una grande percentuale di popolazione, una grande percentuale rispetto ad altri paesi raggiunge una notevole età e in buone condizioni di salute, perché il problema è sempre invecchiare, sostenuti dalle medicine, e a conto invece poter invecchiare stando bene in salute. Ecco, io avevo conosciuto, che è morto l'anno scorso, la persona più longeva di Costa Rica, che si chiamava Pacito. Lo chiamavano Pacito ed è morto l'anno scorso a 122 anni. Ecco, però qua si trovano normalmente persone di 90 anni che vanno ancora a lavorare nei campi e quindi hanno una vita e si sta anche studiando le ragioni, se sono solamente questioni ambientali, se c'è una componente, sembra che ci sia anche una componente genetica ovviamente importante.
importante, che però si è selezionata proprio per il tipo di vita che sì. viene fatto qua. Sì, ho seguito anch'io questi studi e confermo che la qualità della vita è importantissima, ma soprattutto queste persone rimangono attive e lavorano sempre, anche cioè non esiste la pensione in cui si mettono in poltrone e non fanno più nulla. L'alimentazione è trasversale, nel senso che in tutto il mondo dove ci sono queste persone longeve mangiano un po' di tutto, non è vero che ci sono delle diete particolari che aiutano la longevità, perché a quanto pare il cibo c'entra solo se si sta bene. È collegato. È collegato, sì, ma la parte psicologica e la parte ambientale, lavorativa, di attività, di rimanere in attività, è quella più importante. E l'altra cosa sono i legami. Esattamente. Ovvero avere legami che siano o familiari o comunque di comunità che ti permettano di avere delle persone che ti vogliano bene e ti aiutano intorno. Esatto. Questo è verissimo, tra l'altro sono cose che io spiegavo anche nel mio corso, nel mio ultimo corso prima di pensionarmi all'Università di Modena. È stato un corso che mi sono inventato io, però è stato accettato dalla mia facoltà. Ed è il primo corso in Italia che si chiama Biologia del Benessere. Quindi ovviamente analizzando che cos'è il benessere si arriva al suo livello di base, che non può essere che biologico, perché si sta bene così come si sta male per qualcosa che succede dentro di noi, a livello anche cellulare e molecolare. Certo. Adesso si hanno conoscenze per capire non solamente perché ci ammaliamo, ma anche quando stiamo bene. E queste sono le cose che ho potuto analizzare e attualmente continuo a fare conferenze su queste tematiche, perché penso sia importante passare queste conoscenze anche a livello di popolazione. Io l'ho fatto con delle università popolari a Modena, con l'Università della Terza Età, con l'Università Popolare di Formigine, perché spiegare questi principi, che ovviamente dal livello accademico portato, diciamo, a un livello di comprensione più semplice, però permette alla gente di essere consapevoli quanto è importante prevenire che curare. Quindi la prevenzione è assolutamente la base dello star bene, però richiede una conoscenza. Purtroppo è come se noi nascessimo come un'auto ma senza il libretto delle istruzioni, ecco. E quindi non sappiamo, usiamo l'auto, usiamo la nostra macchina, però non sempre lo usiamo nel modo corretto, per cui ovviamente nonostante abbia una buona capacità di autoriparazione, ovviamente quando usciamo da dei limiti, ovviamente cadiamo nel malessere, nella malattia, e questo però spesso è dovuto proprio a una questione di non conoscenza dei principi su cui si deve basare il nostro star bene. E anche che il fatto che stiamo dimenticando quello che ci hanno insegnato i nostri nonni, perché la tradizione in tanti casi dà indicazioni anche di salute senza che ce ne accorgiamo, no? Certo, beh, ovviamente si basa sulla saggezza raggiunta con l'esperienza. Esatto. E indubbiamente al di là della conoscenza scientifica c'è l'esperienza diretta, che è molto importante, perché già essa pone insieme vari fattori, no? E vabbè, a volte si può cadere un po' in cose di superstizione che poi non hanno questa gran base scientifica, però nella maggioranza dei casi effettivamente la saggezza di chi ci ha preceduto indubbiamente ha contato. Io ho potuto fare questa esperienza in un'altra, diciamo, dimensione, potendo frequentare anche delle popolazioni indigene qui.
e ovviamente le popolazioni indigene sono quelle che forse hanno mantenuto di più questa capacità di avere un rapporto naturale, che probabilmente i problemi che noi abbiamo è che da una biosfera possiamo vivere in una tecnosfera, con i pregi ma anche con tutti i difetti che può avere questo, pensando che la tecnosfera possa risolvere tutti i nostri problemi, ma noi non dimentichiamo, siamo prima di tutto esseri biologici, non siamo delle macchine, e quindi sottostiamo a delle regole che prima di tutto sono regole biologiche, e quindi bisognerebbe conoscere quelle prima di affidarci alla tecnologia o a certi avanzamenti della scienza, che indubbiamente sono importantissimi e sono necessari, ma da soli non servono a risolvere tutti i problemi che abbiamo. Dario, spiegaci un po' cosa fate qui nella stazione bioclimatica. Guarda, la stazione è stata inaugurata nel 2014 e dopo quasi 3 anni di lavori di costruzione, e da quell'anno hanno iniziato ad arrivare dei ricercatori sia dall'Italia, dalla mia stessa università, perché poi nel frattempo io, oltre ai volontari della mia associazione, portavo anche degli studenti a preparare parte delle loro tesi a invio all'Istituto Nazionale di Biodiversità con i parchi. Quindi più di 20 studenti sono venuti in Costa Rica per preparare la loro tesi. Quindi diciamo questo aspetto dell'insegnamento, della possibilità di fare ricerca in questo ambiente, sono sempre stati parte della motivazione per cui sono venuto in Costa Rica. Per cui avere un centro di ricerca in questa riserva, che nel frattempo era diventato un po' il punto di focalizzazione delle nostre attività, anche come guardie ecologiche, poi come Foreste per Sempre, che era l'associazione proprio dedicata alla cooperazione per la salvaguardia delle foreste e della biodiversità. Allora, diciamo, hanno cominciato a venire qua studenti di Modena e anche locali, ed è aperta agli studenti di tutto il mondo. Chi voglia fare delle ricerche sulla biodiversità è benvenuto in questa struttura. Ci sono degli alloggiamenti, c'è un laboratorio con delle attrezzature, e poi c'è la ricerca sul campo, perché l'interesse primario era sapere cosa c'è in questa riserva. Attualmente la riserva assomma a quasi 1.000 ettari di foresta, in parte rigenerata, in parte ancora foresta primaria, però si sa tuttora abbastanza poco di quello che conserva, quello che mantiene, quello che si può incontrare qua, sia da un punto di vista animale che vegetale. E quindi di volta in volta sono venuti dei ricercatori accompagnati dagli studenti a fare proprio ricerche per conoscere in primo luogo che cosa c'è qua. Che cosa c'è qua? L'abbiamo fatto per le diverse classi di organismi. Una ricerca che ha avuto anche il sostegno da parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Modena, e ha riguardato proprio lo studio dell'avifauna, degli uccelli presenti in questa riserva. Ne abbiamo potuti censire quasi 220 specie, sulle 950 presenti nel paese. Quindi, considerando che questi sono solo 1.000 ettari rispetto ai 51.000 chilometri di Costa Rica, direi che già in questa riserva c'è un notevole numero
di animali di questa classe, di uccelli. Abbiamo però unito alla ricerca specifica biologica quella anche meteoclimatica. Per la prima volta, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena e in particolare con il meteorologo Luca Lombroso, abbiamo potuto installare una stazione meteorologica e alcuni sensori per la qualità dell'aria, di cui parlerò dopo, e per poter fare uno studio a più lungo termine delle variazioni meteorologiche, quindi in termini di cambiamento climatico. Perché? Perché ci interessava vedere come i cambiamenti climatici possono influenzare i cicli di vita, i cicli biologici degli esseri, degli organismi che vivono nella riserva. E quindi abbiamo una stazione meteoclimatica che invia in tempo reale per internet. Abbiamo messo una grossa antenna ripetitore, possiamo inviare direttamente in tempo reale i dati all'Università di Modena, dove vengono raccolti ed elaborati in tabelle che servono a capire l'andamento delle condizioni meteorologiche, ma di conseguenza anche a più lungo termine quelle climatiche. Ecco, quindi abbiamo, diciamo, questa doppio interesse, che però ovviamente è congiunto, quello di studiare la biologia degli animali e degli esseri, delle piante che ci sono qua, per poter eventualmente collegarle a cambiamenti che ci sono nelle condizioni climatico-ambientali. Un esempio, è chiaro che se ci fossero dei grossi cambiamenti in termini di clima e di meteorologia, noi vedremmo per esempio le piante avere diversi tempi di maturazione dei frutti e dei semi, e di conseguenza la disponibilità di cibo per gli animali, che basano il loro ciclo vitale sulla presenza di alimentazione sufficiente per permettere la riproduzione e permettere la continuità ovviamente delle specie. Quindi noi stiamo assistendo attualmente ad alcune variazioni anche in questo, per esempio sempre limitandoci agli uccelli, all'avifauna, vi sono qua già nuove specie che prima non erano presenti, proprio perché un cambiamento nelle condizioni di temperatura, per esempio, permettono la vita di alcune specie che prima non erano presenti, ed altre che invece spariscono perché non sono più condizioni adatte a loro. Ecco, quindi quando si conoscono questi dati, ovviamente si può anche pensare a un piano di gestione della riserva, per cercare ovviamente di limitare eventuali danni in questo senso. Poi certo sono questioni che possiamo controllare fino a un certo punto. Sicuramente quello che si può dire è che una foresta che si mantiene integra ha una capacità di resilienza molto superiore a un ambiente che è stato deforestato, o in ogni caso con un'attività umana che ne cambia i parametri. Per esempio, sicuramente un bosco di questo genere riesce a mantenere un livello di umidità molto superiore a una zona lavorata o antropizzata. O dedicata all'allevamento dei bovini, ad esempio. Sì, senza parlare ovviamente di quello. Ti interrompo un attimo, Dario, perché sembra impossibile, ma quello che vediamo qui
Non era così, nel senso che questa non è foresta primaria, vero? Sì, adesso noi vediamo un bellissimo bosco, però fate conto che 30 anni fa qua ci pascolavano le vacche. Esatto. Quindi potete vedere come, lasciando alla natura la possibilità di riprendersi, lo può fare molto velocemente. Però questa non è foresta primaria. Questa no, è foresta di rigenerazione, si chiama per questo foresta secondaria. Per esempio questa specie, questi alberi alti che vedete qua davanti, si chiama guarumo ed è proprio un albero tipico, un albero del pioniere, si può dire, per il recupero della foresta. Sono le prime specie che compaiono dove il terreno era deforestato, uh-huh. E crescendo, questo è il guarumo, ma ce ne sono altri ovviamente, creano le condizioni poi perché subentrino altre specie che sono quelle invece del bosco definitivo, quelle specie che sono presenti nel bosco primario, che potremo vedere se faremo un giro dove ancora esiste un lembo di bosco primario anche nella riserva. Uh-huh. Ecco, però sì, questo è stupefacente quanto possa velocemente, insomma, parliamo ovviamente di una ventina d'anni, perché poi tra l'altro la riserva è stata creata acquisendo in anni diversi varie porzioni, no? Di varie proprietà. Per cui abbiamo anche vari gradi di rigenerazione, possiamo fare anche questo studio su come la foresta rigenera, andando dalle più antiche acquisite fino alle più recenti. Adesso l'anno scorso abbiamo acquisito, siamo riusciti con le donazioni anche dei nostri sostenitori e soci di Foreste per Sempre a Modena, a comprare una nuova proprietà di 22 ettari, dove fino a 2 anni fa c'erano le vacche fondamentalmente, e già da 2 anni, da quando sono state tolte, già si fa fatica a vedere dove erano le vacche, stanno già ricorsando. Noi poi questa rigenerazione l'aiuteremo andando a mettere degli alberelli del nostro vivaio. Io sono piantine che sono nate da semi raccolti in foresta, proprio da quelli che chiamiamo gli alberi padre, proprio per mantenere le caratteristiche genetiche delle specie presenti. E quindi da questo vivaio le andiamo a mettere in queste zone che stanno rigenerando per aiutarle, però la maggioranza è una rigenerazione naturale. Diciamo, mettendo queste specie che più difficili potrebbero arrivarci i semi, perché sono portati dagli animali, sono portati dal vento, però diciamo lo aiutiamo a velocizzare un po' il processo andando a mettere delle piantine sparse, ovviamente. Mm-hmm. Non sono piantagioni, è una piantumazione che viene fatta però in modo ragionato, in modo molto naturale. Mm-hmm. Molto interessante perché comunque il clima, il cambiamento climatico riguarda tutti noi, cioè nel senso, indipendentemente da dove siamo nel mondo. E, è cambiato molto il clima negli ultimi 20 anni qui in Costa Rica, che tu sappia? Beh, sicuramente la quantità di pioggia. È calata o aumentata? Sembra sia calata adesso. Appunto Luca Lombroso sta facendo uno studio di re-analysis acquisendo dati da altre stazioni meteorologiche di Costa Rica, proprio per poter comparare anche con dati precedenti a quelli che stiamo acquisendo noi. Mm-hmm. E sicuramente qualche cambiamento c'è ed è previsto, per esempio delle aree, ecco questo è un bel dato, e sono previste delle aree, tra virgolette, di desertificazione anche qua a Costa Rica, proprio per questo aumento di temperature, diminuzione delle piogge. Però all'ultima COP che c'è stata lo scorso
cosa è stato, novembre mi sembra, a Glasgow, COP26, tra l'altro è stata fatta vedere da parte dei rappresentanti di Costa Rica una serie di diapositive che mostrano proprio le possibili, diciamo, più che previsioni, le possibilità che ci saranno a distanza di tempo nel paese, quindi delle mappe dove si vede quali sono le zone che potrebbero essere più soggette a questi problemi di secchia, come li chiamano qua. E mi ha fatto molto piacere vedere che qua al centro della penisola di Nicoya, dove proprio siamo noi, si mantiene, ovviamente sono mappe a colori, falsi colori, però si mantiene sempre fino ai prossimi 50 anni una bella macchia verde. Oh, meno male. Che proprio rappresenta dove siamo noi. Dove c'è la riserva, quindi la riserva è importantissima anche per la conservazione dell'acqua, no? Assolutamente, assolutamente. Questo è un altro fattore. A parte che qua assorbiamo una quantità di gas serra notevole. Uh-huh. Sono, credo, 8.600 tonnellate di gas serra per anno che vengono assorbite dalla riserva attualmente, secondo i nostri calcoli. E, però viene anche mantenuta una buona riserva acquifera. Uh-huh. Acquifera, infatti, anche durante questa stagione, che è la più secca, siamo nella stagione appunto il verano, come viene chiamato l'estate, però abbiamo adesso risalito il sentiero lungo il torrente e c'è ancora una notevole quantità d'acqua. Sì. Qui non ci sono i ghiacciai che mantengono l'acqua e la rilasciano durante i mesi estivi. Qui c'è la foresta che agisce con la sua enorme massa vegetazionale a conservare l'acqua con un effetto spugna, fondamentalmente. E poi questa spugna piano piano rilascia l'acqua, se rimane la spugna, perché se ovviamente togli la spugna se ne va anche l'acqua. Certo. E quindi possiamo avere garantita la presenza d'acqua anche nella stagione secca. In particolare la riserva fornisce acqua alle comunità vicine. Comunità vicine, compreso dove vivo io attualmente e dove qualcun altro verrà presto a viverci, l'acqua è dell'acquedotto, però arriva dalla riserva. E addirittura c'è un'isola nel Golfo di Nicoya che viene raggiunta con un acquedotto submarino e viene raggiunta dall'acqua che viene dalla riserva. Quindi l'importanza sicuramente della riserva anche come riserva idrica. Quindi vedi, riserva di vita, riserva per l'acqua, riserva idrica, assorbimento di gas a effetto serra. Ecco qua, vediamo adesso che sta volando un falco qui sopra di noi. E poi mantenimento anche di specie che fuori dalla riserva sono già rare, sia in termini di animali che in termini di piante, di specie vegetali. Ecco, con uno studio che abbiamo fatto sempre a livello zoologico, è stato con delle fototrappole poste nella foresta per poter osservare animali che normalmente sono elusivi, non si possono vedere. E con nostra soddisfazione abbiamo visto tutta una serie di specie, compresi felini. Abbiamo l'ocelot, fra quelli più conosciuti, e abbiamo avuto anche la gradita sorpresa di vedere il puma. Wow. Quindi se c'è un predatore di
di queste dimensioni vuol dire che la piramide alimentare è mantenuta, che permette... È completa, vuol dire che ci sono prede. Esatto, quindi vuol dire che esiste un equilibrio che permette anche la presenza di un predatore come il puma. Scimmie ce ne sono qua nella riserva? Sì, ci sono due specie di scimmie, anche questo abbiamo fatto proprio la settimana scorsa, abbiamo partecipato al censimento nazionale dei primati. Ci sono due specie di scimmie che ovviamente si muovono, non sono staziali, si muovono in tutto il bosco, perché ovviamente a seconda di dove è presente il cibo di stagione. La frutta, ecco. Frutta e foglie. Abbiamo la scimmia cappuccino e la scimmia urlatrice, la nuotta pagliata. Il cappuccino è già più onnivoro, l'urlatrice, nonostante i suoi possenti versi che spesso fanno assomigliare a un animale feroce, è una scimmietta che sì, è assolutamente vegetariana, tra l'altro, quindi non deve far paura a sentire le sue urla nel bosco. Alla fine diventano, fanno parte anche questa dei suoni di fondo della riserva, sì. E del bosco, come adesso si sentono uccelli, si ha lo spettacolo di vedere uccelli che nidificano, ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo. È stata bellissima la ricerca che sto facendo sulle farfalle notturne, sulle falene, perché senza neppure andare bisogno senza avere bisogno di andare a cercarle, la notte se lascia illuminata con la luce, su questa parete arrivano una quantità di farfalle notturne e ne ho censite più di 60 specie diverse. Mamma mia. Ecco, sono loro che vengono a visitarmi. Ecco. Per il resto la vita qua è una vita a contatto con la natura, è una vita in cui... effettivamente non mancano molte, che la vita consumistica ci abitua a ritenere necessaria. Fate anche accoglienza turistica qui alla riserva? Sì, certo, infatti quello che volevo poi alla fine arrivare a dire è che per assicurarsi delle cose che sto dicendo, l'unico modo potrebbe essere quello di venire proprio qua a vederle e fare un'esperienza. Qui nella riserva abbiamo anche degli alloggiamenti non particolarmente lussuosi, però con tutte le comodità, i bagni individuali, queste cose qua, quindi chi vuole venire qua a fare una esperienza di pura foresta tropicale, percorrere i sentieri, vedere animali. C'è la cascata anche? C'è una bellissima cascata, tra l'altro, che si chiama Velo de Novia, perché quando c'è abbastanza acqua si apre e sembra proprio il velo di una sposa. È una cascata di più di 60 metri di altezza e anche quello, insomma, fa parte degli spettacoli. Ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo, io voglio dire. Sono rimasto qua bloccato durante la pandemia proprio a presidiare la stazione biologica, non volevo abbandonarla, sono rimasto qua in pratica solo. Però sono stato, ovviamente, la solitudine a volte pesa, però nello stesso tempo io ero assolutamente sereno. Qua mi alzavo, vedevo tutto questo che mi circondava, in pratica è quello che mi rattristava, è pensare a quello che stava succedendo fuori, mondo, e alle sì. cause, alle problematiche legate alle nostre crisi attuali, ecco, che indubbiamente vengono anche da un erroneo rapporto che abbiamo con la natura, con l'ambiente. Sicuramente venendo qua ci si rende conto dell'importanza di vivere più a contatto con la natura e conoscere la natura, che quando si conosce si può anche rispettare. Non rispetti quello che non conosci, ma quando tu conosci
una cosa, sei più portato a sentirti responsabile. Quello che noi chiediamo è quando vengono qua turisti, la sera faccio sempre una presentazione PowerPoint della riserva, poi parliamo un po', proprio collegando ciò che si vive qua, ciò che si può vedere qua, però ha delle problematiche più ampie, più generali, che tendono proprio a responsabilizzare le persone. Ecco. Solamente quando ci si sente più responsabili si possono fare scelte diverse, scelte magari anche che hanno un costo, ma che ti rendi conto sono l'unico modo per garantirci la sopravvivenza come specie, perché direi che il pericolo più grosso che stiamo correndo, al di là di quello della perdita della biodiversità, che ovviamente già ci fa parlare di una sesta estinzione di massa per quanto riguarda il numero di specie che stiamo perdendo, ma soprattutto stiamo perdendo le basi per la nostra stessa sopravvivenza. Questo ce ne rendiamo meno conto, mentre invece sarebbe importante anche passare bene questo concetto, che quello che vediamo non lo dobbiamo rispettare solamente perché è eticamente corretto, ma è soprattutto perché è la base del ramo su cui poggiamo e che stiamo segando. Tanti anni fa parlavi dell'astronave, mi ricordo, eh? Sì, certo. Beh, insomma, queste cose un po' ho cercato sempre di parlarne, perché come biologo forse ho avuto la possibilità di poterle approfondire, rendermi sempre più conto di come il nostro benessere individuale è collegato al benessere ovviamente comune, quindi della società, ma anche al benessere ambientale. Sono tre benesseri che sono strettamente collegati. Non si può pensare di stare bene con se stessi se non stai bene con gli altri, se non stai bene con l'ambiente, anche viceversa. Esatto. Perfetto. Ti ringrazio, Dario. È stata un'emozione ritrovarti qui in Costa Rica e soprattutto pensare di progettare un futuro qua come scelta di vita, che sicuramente è una scelta importante perché si va a vivere in un posto molto differente da quello a cui siamo abituati e si lasciano molte cose dietro. Però sono scelte che vengono ripagate. Si aprono anche molti varchi, assolutamente. Esatto. In effetti non bisogna avere paura a volte di lasciare le vecchie rotte e percorrerne di nuove, perché così si ha la possibilità di scoprire nuove cose. Sì, i nuovi inizi, qualcuno diceva, danno sempre nuova speranza. Io ti ringrazio tantissimo per il tempo che mi hai dedicato e grazie per quello che fai per l'ambiente, per tutti noi. Nel mio piccolo. Spero di contribuire, certo. È una missione alla fine. Soprattutto quando raggiungi una certa età, hai dei nipotini e vorresti lasciare questo mondo un pochettino migliore di come lo hai trovato. Grazie tantissimo. Belli. Ciao, pipistrelli.